intorno alle 10, è stata una cosa molto veloce, nel senso che noi eravamo in casa, io, mia moglie e mia figlia, e ha iniziato a piovere finché la pioggia è diventata sempre più forte, ma sembrava uno dei tanti temporali molto forti, davamo un'occhiata fuori dalla finestra ogni tanto. Poi ha cominciato a accumularsi l'acqua qui nel terrazzo. Eravamo un po' preoccupati, la cosa veramente scioccante è quando da dentro casa abbiamo sentito un rumore inquietante, un tremore, sembrava quasi un terremoto. Insomma, ho guardato dalla finestra e la strada di accesso alla casa che passa lì sopra non era più visibile, era una pista di pietre, massi enormi. Questi massi stavano rotolando poi al di sopra di quel muro, rotolavano dentro questa parte del terrazzo. In sostanza c'è stato un accumulo, le pietre venivano giù e battevano contro l'inferriata della finestra, per fortuna, infatti la finestra è rimasta intatta e si sono accumulate in questa zona contro la casa, quindi il livello era quello che adesso si vede più scuro, qua arrivavano a un metro e mezzo di altezza. Questa zona è rimasta invasa fino a oggi, quando appunto con l'aiuto di volontari siamo riusciti a sgomberarlo. E appunto a monte la strada è stata interrotta in due punti perché sono stati due i ruscelli che sono esondati, o meglio, che hanno trasportato questa massa di pietre. Dopodiché, niente, in casa è entrata acqua e fango dalla presa d'aria della cucina, qualche centimetro di acqua e fango. Però diciamo lì per lì è stato lo shock di non sapere assolutamente cosa fare, cioè l'istinto ti dice di scappare, meno male che non siamo scappati perché con molta probabilità saremmo stati travolti dalle pietre. Cosa avete fatto subito, appena avete capito quello che stava succedendo? Quando abbiamo capito la situazione, cioè che non era possibile andarsene anche perché questa era l'unica strada di accesso e siamo l'ultima casa, ci siamo preparati alla bella e meglio per essere in grado di eventualmente di andare via, quindi scarpa ai piedi, un giacca a vento addosso. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti nel giro di 20 minuti. Nel frattempo la pioggia ha cominciato per fortuna a diminuire un pochino. Quindi una delle prime cose che ho fatto quando sono stato abbastanza tranquillo di uscire, ho sentito che non venivano giù più pietre, ho tolto, diciamo, tutto ciò che trovavo dal terrazzo e ho cominciato a creare delle vie di uscita per l'acqua che si stava accumulando davanti a casa e aveva raggiunto il livello del primo gradino di casa. E si è stati pronti, come dire, a qualsiasi evenienza. Ecco, poi finalmente ci sono arrivati, anzi, devo dire molto velocemente, in modo molto attento. E ci hanno aiutato a raggiungere il piazzale della chiesa in sicurezza, scavalcando queste due frane lungo la strada, dalle quali continuava comunque a scendere molta, molta acqua. E da quel momento voi in casa, cioè siete potuti rientrare, ma non potete più dormirci. Sì, noi abbiamo avuto un decreto di inagibilità della casa. La casa è stabile, non ci sono problemi per la struttura, ma sono rimasti dei massi pericolanti a monte. Solo oggi, diciamo, siamo riusciti con i mezzi del comune a liberare la strada e pulire i due tubi che fanno scorrere i torrenti. Quindi a questo punto, insomma, cominciamo ad avere una situazione un po' più sicura, ecco. Quindi sì, noi siamo a dormire fuori, ospitati da amici che ci assistono 24 ore su 24, per fortuna, sia nel fare i lavori qua e sia poi per ospitarci, pranzo, cena, notti, colazioni. Però siete anche qua a lavorare.
Siamo qui, sì, a lavorare tutti i giorni, dalle prime luci alle ultime. Oggi c'è stato questo contributo fondamentale di molti, molti volontari, persone conosciute, ma molte persone non conosciute delle frazioni vicine, i vicini di casa si sono mobilitati. Aziende come Rivera ha messo a disposizione una pala meccanica, quindi insomma c'è stato un contributo fondamentale perché oggi appunto in una giornata siamo riusciti davvero a rendere la situazione più accettabile, ecco.